Benvenuti spregiosi ad una nuova puntata di MTE. Io come sempre sono il vostro M e questa volta, sebbene il caldo abbia provato a fermarmi, si parla ancora di cinema. Oggi parleremo di uno dei film più attesi dell'anno per i fan dei robottoni giganti e mostri mastodontici. Si tratta di... Ma dai, ve lo devo anche dire, eh? Inizialmente ero molto scettico riguardo Pacific Rim. Mi sembrava una cozzaglia di cose, troppe cose, che dargli un senso di credibilità e logica sarebbe stato molto arduo. Poi ho letto alcune recensioni entusiastiche del film che lo dipingevano come se avesse trovato la quadratura del cerchio. Ho storto un po' il sopracciglio e poi mi sono detto, magari ce l'ha veramente fatta. Poi ho visto il film. La prima cosa che ho pensato uscendo dalla sala è stata, ma abbiamo visto lo stesso film? O quelli là hanno visto una versione con dialoghi e interpretazioni differenti. Il film però mi è piaciuto incredibilmente e anche se le orride trovate scientifiche per tenere insieme i pezzi, l'inesistenza dei dialoghi e la mancanza totale di spessore dei personaggi mi hanno fatto storcere il naso, sono riuscito ad apprezzarlo. Perché vedere un robottone gigante che usa una nave cargo come mazza su di un dinosauro gigante non ha prezzo. Quasi ci potrebbero fare una pubblicità quelli della carta di credito. Ma sì, dai, ammettiamolo, in alcuni frangenti un po' di spessore introspettivo la trama lo prende, solo che è subito banalizzato dal susseguirsi degli eventi e... Sì, dai, apprezziamo il tentativo. Le battaglie coi robottoni, come ho già detto, sono assolutamente stratosferiche e visivamente impressionanti. Quello che però stona un po' è un finale citofonato già dalla mezz'ora precedente che fa calare, a mio avviso, il climax della trama. Senza fare spoiler, sacrificio, doppio sacrificio e salvezza in stile americanata che più non si può, tutto ovviamente condito da un discorso motivazionale all'americana che è totalmente, ma totalmente inutile e fuori luogo. Perché questi discorsi motivazionali? Ma vi rendete conto che nella realtà non si farebbero mai? Il vero finale, però, quello dopo i titoli di coda, mi ha fatto accennare ad un rapido applauso perché è riuscito a farmi uscire dalla sala con il sorriso. Da segnalare però un blooper grande come una casa. Quando lo scienziato va a cercare il cervello, esce da un vicolo, si gira a sinistra, entra nel locale che fa angolo, poi dentro si gira ancora una volta a sinistra dove gli aprono un passaggio segreto e anziché ritornare nel vicolo entra in una stanza immensa, probabilmente presente in un altro universo. Per concludere, una domanda semplice semplice. Perché diamine non fate un film su Evangelion? Ditemelo, voglio un film su Evangelion, fatto con la supervisione di Hideaki Anno, che magari gli scatta veramente il capolavoro. E anche questa volta l'abbiamo portata a casa. Ricordatevi di mettere un mi piace e lasciate qui sotto i vostri commenti spregiosi. M vi saluta e mi sa che si prenderà una pausa dalla vita, in generale, sì. Visto il caldo e l'umidità insopportabile, giusto un consiglio a riguardo. Portate a fare lunghe passeggiate i vostri vecchi nelle ore centrali della giornata. L'INPS ve ne sarà grata. Ciao ciao!